Andiamo a fare una ricetta molto molto veloce. Noi stiamo per mettere queste mezze penne, ci vogliono circa 11 minuti per cuocerlo. Saliamo l'acqua e mettiamo a cuocere le nostre penne. Prendiamo una bella padella ampia, accendiamo il fuoco, un bel giro d'olio. Qui abbiamo del prezzemolo, prendiamo questi gambi, solamente questi gambi, li mettiamo. Uno spicchio d'aglio leggermente battuto in camice e aspettiamo che prenda temperatura. Qui abbiamo delle cote di gambero grigio che abbiamo già sgusciato ed eviscerato e andiamo a tagliarlo a pezzettini. Diamo una battuta veloce, l'olio si è scaldato, vedete se sono formate tutte le bollicine intorno ai rametti di prezzemolo e all'aglio, e quindi poi andiamo a mettere il battuto nei nostri gamberi. Andiamo ad aggiungere lo zafferano. Questo sono stigmi di zafferano che abbiamo messo a bagno a far rinvenire in un pochino di acqua calda e lo aggiungiamo tutto. Possiamo togliere i gambi di prezzemolo e togliere anche l'aglio. Nel frattempo mi preparo qualche fogliolina di prezzemolo per dare una spolverata al momento in cui termineremo il piatto. Andiamo ad aggiungere un gocciolino dell'acqua di cottura, che è ricca di amido, creerà un sughettino un pochino più cremoso. Andiamo a scolare la pasta. La scoliamo un pochino in anticipo perché poi termineremo la cottura insieme ai gamberi. Aggiungiamo un pochino del prezzemolo che abbiamo tritato e possiamo anche spengere perché la nostra pasta è pronta. Diamo una prima grattugiata di limone, profumo delizioso. Un'altra spolveratina di prezzemolo e andiamo a rifinire il piatto con la granella di pistacchio, che darà quella parte del sapore che sta benissimo, ma anche quella croccantezza che sta veramente bene in questo piatto. Aggiungiamo ancora un pochino di limone. Ecco qua, questo è un piatto veramente molto rapido e assolutamente buonissimo. Mezze penne con ragù di gamberi, zafferano e pistacchi. Buon appetito!